Bene, carissimi amici e amiche, benvenuti o bentornati a questa nuova puntata del ciclo di catechesi Vizi e Virtù. Dovrebbe essere la settima o l'ottava, credo la settima puntata, sperando questa sera di riuscire a esaurire il discorso su quel brutto e stupido vizio, però così tanto diffuso, il primo dei sette vizi capitali della superbia. Abbiamo già visto nelle puntate precedenti i gemelli della superbia, quindi i fratelli e le sorelle gemelle della superbia, ossia l'arroganza e l'orgoglio, e nella puntata precedente le sette, ecco, maledette, abbiamo chiamate così, l'ho voluto chiamare così, figlie della superbia, quindi abbastanza antipatiche. Anche oggi purtroppo dovremmo andare ad affrontare un triste argomento, insomma. Ci sono anche quattro specie della superbia e 12, addirittura 12, purtroppo, 12 gradi della superbia, sono tanti, insomma, che poi hanno i loro speculari nei 12 gradi dell'umiltà. È un libretto di San Bernardo da Chiaravalle, si dovrebbe trovare ancora in giro, veramente da leggere. Io lo accennerò soltanto, evidentemente, perché approfondirlo tutto si potrebbe fare un ciclo di catechesi ad hoc sui 12 gradi dell'umiltà e della superbia, però io ho un po' di premura di cominciare alla seconda virtù teologale, che è la virtù della speranza, che a mio avviso è una delle virtù assolutamente più urgenti e più attuali. Non è né la prima, perché la prima è la fede, né la più grande, che è la carità, però oserei dire che in questo momento è quella più importante, quella più basilare, quella che ci consente di vivere, perché questo è proprio il tempo in cui la speranza deve essere assolutamente coltivata e mantenuta ad altissimi livelli per sperare di riuscire a sopravvivere in qualche modo alle serie prove che stiamo tuttora, credo, siamo tutti d'accordo, affrontando, e per vivere le quali occorre una profondissima, una radicatissima, una sensibilissima speranza. Bene, questa sera dobbiamo ancora rimanere in compagnia del mostro, della superbia, quindi non è una buona compagnia, però speriamo che sia anche una compagnia edificante. E seguendo San Tommaso d'Aquino andiamo a vedere questa sera le quattro specie della superbia, che io li chiamo anche i tentacoli, una sorta di tentacoli. Okay. Immaginiamo la superbia come una piovra che ci prende attraverso questi quattro tentacoli e ci strozza in vario e distinto ma complementare modo. Quali sono queste quattro specie? Prima le enumero. Qui è proprio completamente copia e incolla da San Tommaso d'Aquino, quindi io sto facendo semplicemente la tromba di risonanza. Quindi, del resto, ho già detto, io, un sacerdote, almeno io, mi sento sempre una piccola tromba di risonanza, nel senso che imparo, apprendo e comunico, quindi non c'è quasi mai niente di mio, perché veramente non mi ritengo possessore. Quello che il Signore mi ha donato è, come dire, un grande desiderio, ecco, di conoscere la verità, la sentità, la santità, così come insegnate da chi è molto più grande di me, cioè i santi, i grandi autori, il magistero della Chiesa. E poi, una volta che le imparo, le giro e le metto a disposizione, insomma, ma non sono cose mie. Quindi si ringrazi il Signore, si ringrazino, se si ritengono utili queste cose, si ringrazino quei mostri, ecco, in senso buono, quindi quei geni, San Tommaso d'Aquino è uno, che hanno focalizzato, hanno concretizzato e ci hanno trasmesso queste cose così importanti. Dunque, le quattro specie della superbia. Primo,
vantarsi di avere ciò che non si ha. Secondo, credere che il bene posseduto derivi da sé medesimi. Terzo, credere che il bene posseduto derivi dall'alto, ma sia dovuto ai propri meriti. E quarto, cercare di far apparire del tutto singolari le doti che si hanno, disprezzando gli altri. Allora, che cosa dire? Già enunciandolo, adesso poi andremo un pochino a sviscerare. Penso che se siamo onesti con noi stessi, difficilmente potremmo dire a cuor, cioè con buona coscienza di non essere mai caduti in nessuno di questi brutti atteggiamenti. Se siamo proprio molto onesti, forse dovremmo ammettere che siamo caduti in tutti e quattro. Ecco, e speriamo di poter parlare al passato prossimo, al passato remoto, o all'imperfetto e non, ahimè, al presente, perché sono veramente comportamenti molto diffusi. Pensiamo, per esempio, vantarsi di avere ciò che non si ha. Quante volte i discorsi dei poveri comuni mortali si riducono proprio ad uno squallido sciorinamento di improbabili palmarès infarciti di inesistenti meriti, titoli, posizioni di prestigio, esperienze, ricchezze, no? Si chiamano gli spacconi o da altre parti d'Italia gli sparoni, d'accordo? O i fanfaroni, quindi quelli che sciorinano, cosa, non è vero niente tutto quello che dicono, insomma, quindi si gonfiano, ecco, di cose che non hanno, o che non hanno avuto, ecco. E questo atteggiamento proprio richiama una delle caratteristiche proprio intrinseche della superbia. In ebraico superbia si dice evel. Evel testualmente significa vapore, fumo. Noi diciamo anche c'è il proverbio popolare, no? Tutto fumo e niente arrosto. Fumo, fumo. Quando uno si vanta di avere ciò che non ha, quindi, o spara sciocchezze del genere, vende fumo, cioè, perché non sono cose reali, sono cose inventate per apparire più di quello che si è. Vi fuso, no? Penso di sì, ahimè. Allora, beh, facciamo un secondo step. Allora, bene, non è vero che non ci stanno, cioè io ho dei beni, ho dei meriti, ho dei titoli realmente posseduti. Ho degli attestati, quindi ho fatto delle beneficenze. C'ho la laurea, che ne so, c'ho la macchina, c'ho la villa, c'ho l'amicizia rinomata XYZ, sono amico di Tizio, Caio e Sempronio. San Paolo nelle sue lettere, con forza e vigore, dice: ammesso anche che tu ci abbia qualcosa di buono, ma che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché te ne vanti come se non lo avessi ricevuto? Ma quale uomo può essere tanto stolto da non riconoscere che niente è suo di tutto quello che ha, che fa e anche che è? A partire dal dono della vita. Noi la vita l'abbiamo ricevuta senza chiederla. O no? Non sappiamo nemmeno quando l'abbiamo ricevuta, e questo forse non lo sanno neanche i nostri genitori. Cioè, i nostri genitori sanno quando siamo nati e ce l'hanno detto loro, perché io conosco la mia data di nascita, perché me l'ha detta mio padre e mia madre. Se no io non saprei manco quando sono nato, non saprei manco quanti anni ho, non saprei in che giorno festeggiare il mio cosiddetto compleanno, insomma. Ma quando siamo stati concepiti, a meno che i nostri genitori non avessero, come dire, incontri molto diradati nel tempo, tipo uno ogni 2 o 3 mesi, in quel caso, insomma, se uno si è segnato sul calendario le date, potrebbe anche arrivare al giorno del concepimento, no? Però
fuori di questa circostanza, come dire, un po' amena, un po' pittoresca, ecco, non sappiamo neanche quando siamo stati concepiti. Però sappiamo che c'entriamo noi con il dono della vita. Niente. Non soltanto abbiamo ricevuto la vita, ma noi abbiamo insieme con la vita anche ricevuto la conservazione nell'essere. Ora, chi non crede in Dio, perché San Tommaso d'Aquino è colui che spiega benissimo che Dio non soltanto ci ha creati, ma ci conserva nell'essere, nel senso che io adesso sto parlando, ma prima ancora di stare parlando sono vivo perché la provvidenza di Dio mi conserva nell'essere. Perché se Dio cessasse di conservarmi nell'essere, non è che io morirei. Poco, io tornerei nel nulla da cui vengo, perché noi veniamo dal nulla. 60 anni fa io semplicemente non c'ero, se non nella mente di Dio, ma non avevo l'essere, questo è indubbio. Ora, chi non ci crede a questa cosa, beh, dovrà anche credere che insomma l'aria la respira, no? Ossigeno. E che ce l'ha messo lui l'ossigeno che respira in giro? Non credo. Il cuore gli batte, no? Ce l'ha il battito vitale. Forse qualche essere umano, come dire, ha merito del fatto che il cuore gli batta? Cioè dice, ah, no, a me il cuore mi batte perché io sto dalla mattina alla sera a lavorare e a dire al cuore, batti e fa circolare il sangue. Non mi sembra, no? E allora? Ti sei laureato? E chi te l'ha pagato gli studi? Chi ti ha permesso di poter studiare? L'intelligenza per capire quello che tu stavi leggendo? Si ha merito nell'essere intelligenti? Non credo. Sì, però io ho studiato, mi sono tanto sacrificato. Va bene, ci hai messo questa piccola cosa del tuo, è poca roba, no? E poi, sì, tu con una laurea, e chi direi di essere con la laurea che c'hai? Specialmente oggi lo scibile umano, cioè, solo lo scibile umano ha raggiunto delle dimensioni spaventose. Non soltanto spaventosi, ma anche come dire, il tasso di elevatezza di specializzazione, no? Una persona che ha una cultura generica, se va ad assistere, per esempio, ad una seduta di laurea di una cosa molto specifica, mi è capitato, insomma, no? Ma sa che significa non capire niente, ma proprio quasi niente. Eppure, insomma, uno quella materia un pochino l'ha studiata quando stava a scuola e poi magari c'era pure lui qualche laurea, quindi, ma non capire niente. Niente. Perché oggi il tasso di, ripeto, specializzazione è elevatissimo. E quindi c'è un bel carattere. Ringrazia Dio che ti è venuto un bel carattere e anziché vantartene o farti bello o pensare che per questo ci avresti dei meriti, prega un po' e compatisci chi invece ha un brutto carattere, col brutto carattere ci deve combattere tutti i giorni e tutte le ore. Qui gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito. Io tante volte ho raccontato, ecco, nella mia, come, esperienza di vita decisiva, insomma, quella della. Tutti lo sanno, insomma, mio caro amico morto di tumore, da cui dipende anche poi la svolta vocazionale che ha avuto la mia esistenza. Ma io mi ricordo una scena un giorno, insomma, che
me fa tanta impressione, gli avevano messo, poverino, tra le altre cose, il catetere anche perché non poteva recarsi, insomma, al gabinetto con le gambe proprie. A me quella cosa proprio personalmente mi fa proprio tanta, mi fa tanto senso, mi fa stare male, insomma, soltanto l'idea, no? Dice, mi fa proprio compassione vedere così mortificata una persona, no? Ma io me lo ricordo come se fosse ieri che assisto a questa scena che chiaramente mi ferisce, mi colpisce. E la mattina dopo mi alzo, si può ringraziare Dio del fatto che uno si alza e va al bagno con le gambe proprie? È certo che si può, è certo che si può, perché se vedi che c'è chi questo poverino non lo può fare, vedi come ringrazi Dio pure di quello. Allora l'umile non va sciorinando meriti e titoli, ma ringrazia Dio per tutto e per sempre, come dice un bellissimo canto dei figli del Divino Amore, perché resta soltanto per dire grazie. Noi ci mettiamo quel pochissimo delle cose, che è quella che si chiama la buona volontà, per questo che gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace et in terra pax hominibus bone voluntatis. Ecco. Adesso hanno un pochino cambiato, insomma, ma la buona volontà rimane sempre l'unica cosa che spetta a noi, metterci un pochino di buona volontà, però, cioè, se tu vai a calcolare, vai a vedere nel patrimonio complessivo, quella è ben poca cosa, perché se non ci avessi tutti quanti gli antecedenti che ci fai con la buona volontà, no? Vediamo la terza ridicola variante di questo stupido vizio. Va bene, d'accordo, il bene che possiedo è un dono di Dio, quindi non me ne vanto più. Ah, però attenzione, lo ha fatto a me e non ad altri, perché? Perché io sono più bravo e quindi me lo merito, me lo sono meritato. No? Quante volte mi dicono, ah, me lo sono meritato. Ai ai ai. Vado a messa tutte le domeniche, prego regolarmente, faccio pure qualche digiuno, metto i soldi pure nella questua della parrocchia, ecco. Ma se mi capita pure qualche povero disgraziato che lava i vetri, gli do pure qualche spicciolo, non troppo, ma qualcosa glielo do. Quindi, normale che il Signore mi faccia doni, grazie, cose di questo genere, no? Il problema è che questo atteggiamento è stato cassato di brutto, quindi è stato stigmatizzato dal nostro unico grande Dio e Maestro, che è il Signore Gesù. Ricordate la parabola del fariseo e del pubblicano? Il fariseo stava esattamente facendo queste cose, stava davanti a Dio, dice: "Guarda, io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini e nemmeno come questo disgraziato che sta qui dietro. Io prego, sono devoto, non faccio alcun male al prossimo, digiuno pure 2 volte alla settimana e pago le decime di quanto possiedo." Attenzione, tutte cose presumibilmente vere, non millanterie come abbiamo visto nella volta scorsa, ma il Signore dice: "Questi tornò a casa sua non giustificato, perché chi si vanta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato." Invece il pubblicano, che non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi, ma invocava solo pietà, torna a casa giustificato. Allora, l'ultimo atto estremo della fantasia di questo mostro, dai 4 tentacoli, consiste. Allora, vabbè. Mi arrendo. Facciamo così. I beni derivano da Dio, non li ho meritati. Non me li sono meritati. Ah, però, una cosa almeno dobbiamo riconoscerla. I miei sono proprio belli, sono super, sono stratosferici.
Quindi devo certamente ringraziare il Signore, eh? Lo devo proprio super ringraziare perché a me mi ha oltremodo beneficato, quindi mi ha posto in una condizione elitaria, privilegiata rispetto ai poveri comuni mortali che non hanno doni tanto belli e tanto grandi. Giusto? No, i grandi santi, che ci fanno sempre vergognare, a volte veramente avevano grandi doni da parte di Dio, eccellenti, straordinari, ma non ne hanno mai fatto, come dire, oggetto di ostentazione, manifesta o subdola, per apparire, sì, sono doni di Dio, però fatti a me, insomma, no? Anzi, loro cercavano col quanto possibile di dissimularli e avevano ben conosciuto una massima del cielo che grandi doni chiamano grandi dolori e grandi grazie chiamano grandi prove e grandi benedizioni chiamano grandi sofferenze. Ecco perché San Giovanni della Croce dice chiaramente nelle sue opere: mi raccomando, mai chiedere a Dio grazie straordinarie, perché grazie straordinarie significheranno croci straordinarie. Sei sicuro tu di essere in grado di abbracciarti una croce straordinaria con lo stesso zelo e buona volontà con cui ti prendi il dono straordinario? Meglio non fare questa prova. Meglio lasciare che ci pensi nostro Signore a fare queste eventuali elargizioni. Beh, esaminiamoci su queste quattro cose, perché per Natale magari riusciamo a fare anche un po' un punto della situazione. Vediamo adesso, così concludiamo il discorso, i 12 gradi dell'umiltà e della superbia. Ripeto, il riferimento è un gigante della spiritualità, il dottor Mellifluus, o anche chiamato Dottor Marianus, per l'amore, la devozione e la chiarezza con cui parlò della Bellissima Vergine, ha scritto questo libretto, chiaramente un libretto molto adatto anche all'atmosfera monastica che caratterizzava la vita di San Bernardo da Chiaravalle. Tenete presente che lui è vissuto nel XI secolo, quindi e quindi molto molto prima di Tommaso da Kempis, che è l'autore a cui è attribuito il libretto aureo dell'Imitazione di Cristo, un tempo reputato il quarto Vangelo, che di questo discorso, insomma, dell'umiltà ne fa veramente uno delle praticamente costanti trasversali di tutti quanti i capitoli, no? Allora, bisogna immaginare questi 12 gradi dell'umiltà, dove il più alto grado della superbia è speculare al più alto grado dell'umiltà, quindi solo che mentre il cammino dei vizi è in discesa, quindi si sprofonda, diciamo, si va dal più piccolo al più grande, il cammino della virtù è al contrario, si va dal più piccolo al più grande. Allora, qual è la forma più grave della superbia? Allora, in primis, San Bernardo pone una importantissima distinzione tra la superbia dell'intelletto e la superbia della volontà. Non è esattamente la stessa cosa, anzi, tutt'altro. La superbia dell'intelletto è appunto tipica di chi si crede di essere chissà chi o chissà che, mentre l'umiltà dell'intelligenza, appunto speculare alla superbia dell'intelletto, è quella che i maestri di spirito chiamano la conoscenza sapienziale di sé. San Luigi Maria Monforte ha scritto delle pagine veramente bellissime
potremmo leggerne una, anzi, sono fortemente tentato di farlo, perché la conoscenza sapienziale di noi stessi è quella vera, cioè noi siamo cose di poco conto, quel poco di buono che ci abbiamo, ahi noi, è molto imperfetto, è molto, limitato. Allora, nella sezione del Trattato della Vera Devozione, dove San Luigi parla di queste cose, dice: in primo luogo occorre conoscere bene, con la luce dello Spirito Santo, le nostre cattive inclinazioni, la nostra incapacità di ogni bene utile alla salvezza, la nostra debolezza in ogni cosa, la nostra incostanza in ogni tempo, la nostra indegnità di ogni grazia e la nostra iniquità in ogni luogo. Attenzione, la superbia l'umiltà dell'intelligenza, così come l'umiltà del cuore, è un fatto eminentemente interiore, è un'intima persuasione, cioè che deriva dalla constatazione sincera. Santa Teresa d'Avila diceva che l'umiltà è verità, cioè, ma dove ci vogliamo andare a nascondere? Cioè, se c'è qualcosa di buono in noi, punto primo, non viene da noi, ma è un dono di Dio. Ma poi, punto secondo, è impastrocchiato, figlioli miei cari. Io, se qualcuno è così perfetto, gli faccio chapeau, d'accordo? Beato lui. Ma allora, per quanto possiamo combinare qualcosa di buono per grazia di Dio, allora noi siamo incapaci di ogni bene utile alla salvezza, perché se non ci fosse la grazia santificante come principio della nostra azione, tu potresti fare le opere più belle e più sante di questo mondo. Non servirebbero a niente, se non a ottenere da Dio ricompense temporali. Ma non ci sentiamo deboli in ogni cosa. Io, per esempio, questa sera sto tonico nel cuore, ma c'ho un pochino di affaticamento del corpo, mi sento lucido, però non lo so perché. È una condizione, come dire, di umana debolezza, cioè, e non è neanche la più grave, no? La nostra incostanza. Chi di noi può dire di essere sempre perfettamente costante? Anche i caratteri granitici, i caratteri tenaci, e ogni tanto hanno qualche piccolo cedimento, piccolo magari, rispetto a chi è proprio incostante, impenitente, ma ce l'hanno. La nostra indegnità di ogni grazia. Qualcuno forse può dire al Signore: fammi questa grazia perché io me lo merito. Tu me la devi fare questa grazia. Nessuno può dire una cosa di questo genere davanti a Dio se non è malato di mente, se non è fuori completamente. Noi siamo indegni di ogni grazia. Guardate che se noi fossi, se dipendesse da noi stessi, noi siamo degni solo di una cosa. E spero che tutti ne siamo convinti. Dell'inferno. Di quello proprio. Basta aver commesso solo un peccato mortale tutta la vita. Basta quello. Guardate che se il nostro Signore Gesù Cristo non fosse morto in croce con un peccato mortale, si va sparati all'inferno, dritti dritti. E se il nostro Signore, Vangelo della Messa di oggi, non ce li rimette i peccati mortali, noi siamo perduti, eh? E la nostra iniquità in ogni luogo. Dice ancora, no? Dice: i nostri corpi sono talmente corrotti che lo Spirito Santo li chiama corpi di peccato, concepiti nel peccato, nutriti nel peccato. Qui facciamo Lindlon, riferimento a un altro ciclo di catechesi sul peccato originale, no? Abbiamo già visto, per chi sta seguendo questo corso, come i padri della Chiesa, già quelli più antichi, chiamano il corpo generato in maniera naturale, così come nell'unica forma che oggi conosciamo, corpo di peccato, lo chiamano proprio così, come lo chiama San Luigi qui.
corpo di peccato, concepito nel peccato, il Salmo 50, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ho nutriti nel peccato e capaci di tutto. Ma ci sentiamo capaci di tutto, come San Filippo Neri che diceva: Signore, tienimi la mano sulla testa, se no, San Filippo, se no Filippo si fa turco. Non ci scandalizziamo mai dei peccati che fanno gli altri, ringraziamo il Signore se restiamo alla larga e preghiamogli di mantenerci alla larga da qualunque peccato grave per tutta la vita. Ma se il nostro Signore ci leva la mano dalla testa, ogni tanto lo fa proprio per farci conoscere la verità di questo che stiamo dicendo, siamo rovinati. Corpi soggetti a mille e mille malattie, o no? I nostri corpi oggi non sono soggetti a mille e mille malattie? Corpi che si corrompono di giorno in giorno e generano putredine? Pensiamo a questa nostra condizione umile, mortificante, no? Cioè, i nostri corpi, lasciati semplicemente a noi stessi, quindi senza fare niente, generano putredine, perché dopo un po', se non ti lavi, dai cattivo odore, d'accordo? E io non sono adesso, a proposito dello scibile, non sono in grado di spiegare a livello chimico che cosa accade. I chimici sicuramente lo sanno fare, ma a livello empirico sappiamo benissimo che il tuo corpo genera questa robaccia. Poi abbiamo per eredità l'orgoglio e l'accecamento dello spirito, l'indurimento nel cuore, la debolezza e l'incostanza nell'anima, la concupiscenza, le passioni, e siamo per condizione naturale, qui comincia, più superbi dei pavoni, più attaccati alla terra dei rospi, più brutti dei capri, più invidiosi dei serpenti, più golosi degli animali immondi, più collerici delle tigri, più pigri delle tartarughe, più deboli delle canne, più incostanti delle bande vore. Abbiamo di nostro soltanto il nulla più il peccato, e altro non meritiamo che l'ira di Dio e l'inferno eterno. Io vi dico, figlioli miei cari, a chi sembrano eccessive queste parole, dice: mamma mia, che è sta roba qua. Allora, queste parole non devono essere prese, perché questo non è proprio della vera umiltà, non devono essere prese a depressione, dice, mamma mia, no. Ma a verità sì, noi siamo questo. Lasciate a noi stessi, noi siamo nient'altro che questo. Quindi, che cos'è questa umiltà dell'intelletto? Nella consapevolezza di essere un nulla, io capisco che tutto quello che sono, se c'è qualcosa di buono, che ho, che faccio, è stato ricevuto da Dio come dono di natura, dono di grazia, quindi... E è sempre subito impastrocchiato da questo mare di miserie in cui questo dono cade, in cui vive, in cui deve essere amministrato. Quindi noi combiniamo guai dinanzi alle cose anche belle che Dio ci dona. Quindi, ma che ti devi vantare? Invece il superbo non conosce, non vuole riconoscere le proprie colpe, non le ammette, nemmeno in confessionale. Le minimizza, oppure passa il tempo trascorso in confessionale a attenuare le proprie colpe, o a incolpare gli altri. Oh. San Bernardo poi specifica che, distinta dalla superbia dell'intelligenza, c'è un'altra superbia, che è la superbia della volontà, che appunto si trova nella volontà, non nell'intelligenza, quindi non riguarda la conoscenza. Ma in questo senso, il superbo desidera apparire, comparire, distinguersi, primeggiare, emergere, e per questo si mette in mostra, ostenta titoli, denaro, successi, riconoscimenti, onori, cariche, conoscenze. Oh, l'umiltà del cuore, al contrario, consiste nella rinuncia ferma alla gloria del mondo e nell'amore, San Francesco di Sales usa questa espressione tante volte, della propria abiezione, cioè desiderare di non essere conosciuti e riconosciuti.
apprezzati, stimati e lodati e onorati. Ma noi ci onoriamo e ci vantiamo, dice San Paolo, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. E anche questo è un discorso di strettissima attualità. No, chi di noi adesso non ha paura di seguire l'obbrobrio di Cristo? Costi quello che costi, succeda quello che succeda, mi dicano quello che vogliono. Per crescere in queste attitudini, consiglio di scaricare online le Litanie dell'Umiltà del Cardinal Merri del Val. Ecco perché, innanzitutto, sono modi con cui, come dire, supplichiamo il Signore di liberarci dal mostro della superbia e di cominciare a darci un pochino di umiltà. Ma punto secondo, ci fanno anche ricordare continuamente, sono ottime per l'esame di coscienza, tutti quanti i peccati, o le imperfezioni, le mancanze dipendenti da questo vizio capitale che purtroppo quotidianamente facciamo. Ora, quali sono questi 12 gradi? Così andiamo verso la conclusione. Questi gradi sono delle spie, quindi è chiaro che se io ho il primo grado della superbia, insomma, vuol dire che questo vizio sta. Se stiamo al terzultimo, al penultimo, all'ultimo, vuol dire che stiamo camminando. Allora, il primo grado della superbia è l'abitudine di peccare, secondo San Bernardo, che è chiaramente figlia di quel non serviam, non ti voglio servire, che tra l'altro è stato il grido prima che dell'uomo prevaricatore di Lucifero. Anche questa straordinaria, singolare coincidenza, anche questo stava nella messa, no, non nella messa, ecco, nel breviario che ho da poco recitato, proprio la caduta di Lucifero, di Isaia, che si legge in questo tempo di avvento durante il breviario. Isaia è il profeta dell'avvento, oltre che anche della passione, anche i passi riferenti proprio testualmente alla passione del Signore. Quindi l'abitudine di peccare rende simile al principe dei superbi, che è appunto come sacrilego motto quello di non voler servire Dio per nessun motivo. Al secondo posto c'è la libertà di fare quello che si vuole. Attenzione però, intesa come volontà di non sottomettersi, non assoggettarsi ai voleri di Dio e alle giuste, attenzione a questa particolare, indicazioni di coloro che Dio lo rappresentano. Ora, l'umile trova la libertà dentro la volontà di Dio, perché è lì che si trova, non fuori. Quindi, se una volontà di Dio, un precetto, diciamo così, lo limita, non si ribella, ma dice: vabbè, se c'è questa limitazione è perché il Signore sa perché e io la faccio. È chiaro che terzo grado non farà una cosa di questo genere chi ha lo spirito di ribellione, ossia la riluttanza a sottomettersi pacificamente ai legittimi comandi altrui e che si oppone alla rara virtù dell'obbedienza. Attenzione, si parla di legittimi comandi altrui, eh? Comando è legittimo quando non travalica l'ambito del potere, dando luogo quindi ad un abuso, oppure quando non lede il bene oggettivo, perché in quel caso non è più un ordine legittimo, ma un ordine illegittimo, un ordine ingiusto, e in quel caso ovviamente non bisogna obbedirvi. Ora, il superbo, tra l'altro, non accetta di affrontare le responsabilità e le conseguenze delle proprie colpe.
riparandole dove possibile e offrendosi all'espiazione quando non fosse possibile porvi rimedio. Questo è un altro tema molto molto importante. L'umile è in grado di assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni. Se riceve il perdono di Dio, non si accontenta della penitenza che ha ricevuto, ne fa altre e cerca di riparare tutto il male fatto fino a dove è possibile. Invece il superbo non accetta la responsabilità di riparare le colpe, di offrirsi all'espiazione quando non fosse possibile proprio ripetere le colpe commesse. Poi c'è un altro grado, c'è quella fastidiosa e assai diffusa tendenza ad autogiustificare se stessi, il grado della autogiustificazione. Si giustifica se stessi e si punta il dito contro gli altri, cosa che fanno la stragrande maggioranza degli esseri umani. Di cosa si parla nei bar, nelle piazze, in questi luoghi, diciamo così, di quotidiano e spesso banale di trovo? Spesso e volentieri si parla dei difetti altrui, dei non presenti. E questo non va bene, ovviamente. Dopo l'autogiustificazione abbiamo il sesto e il settimo grado, che sono la presunzione e l'arroganza. La seconda la conosciamo già abbastanza bene, no? La presunzione è quel particolare vizio che fa pensare di essere capaci di fare chissà quali grandi e strepitose cose. Quindi noi non dobbiamo farci un'idea troppo alta di noi stessi, dice San Paolo. E come dice il Salmo 130, come un bimbo in braccio a sua madre, non si leva con superbia il mio sguardo, il mio cuore non si inorgoglisce. Il superbo, ancora, cerca sempre di apparire del tutto singolare, ulteriore grado, ulteriore step, la singolarità, il distinguersi. Ora, è proprio della carità e dell'umiltà, in tutto ciò che non è necessario o opportuno, seguire il comportamento comune. Attenzione però, in tutto ciò dove non è in gioco il bene o la gloria di Dio, questo si può fare. Ma se è in gioco il bene o la gloria di Dio, questo non si può fare. Facciamo subito qualche esempio feriale. Mi trovo in una chiesa dove durante la consacrazione non si inginocchia nessuno. Che faccio? Mi inginocchio? Ma se mi inginocchio, sono l'unico superbo, d'accordo? Mi dico, perché non si inginocchia nessuno, che cosa penseranno di te? Penseranno che sia un superbo, e magari lo sei realmente, quindi è meglio che sto in piedi pure io. Sbagliato, non si può fare. Sta in ginocchio e dà il buon esempio in quel caso. Altro esempio, un giorno di digiuno, arriva una persona che ti fa una domanda diretta: ma che oggi stai facendo il digiuno? E tu che rispondi? Lì bisogna per forza dire sì, se ti fanno una domanda diretta e tu non puoi esonerarti
E non perdi il merito, perché il merito lo perdi, Gesù, se tu la sgandieri quella cosa, la ostenti senza che le circostanze lo richiedano. Ma non si può mentire, dice. Allora appaio singolare, perché nel mio contesto nessuno digiuna, lo faccio soltanto io. Ecco, arriva il santo della situazione. Capite che qui la linea di demarcazione è molto sottile, molto sottile. Una donna che oggi vuole, come dire, riscoprire la propria femminilità e archivia gli abiti da uomo e sceglie di vestirsi in maniera femminile, modesta e elegante. È certo che attirerà l'attenzione, è certo che sarà singolare, perché se tutti quanti vanno in giro oggi con le mode invereconde, vestire da uomo, una donna che sfugge da questa cosa e si mette sulle frequenze mariane della decenza, è chiaro che attirerà l'attenzione. Quante volte mi hanno contattato anime, dice, padre, io in chiesa vorrei mettere il velo, ma se me lo metto si girano tutti quanti e guardano a me. Allora siamo singolari. Anche oggi un sacerdote che porta la veste d'alare, superbo, potrebbe dire tu, perché non ti conformi a quello che fanno tutti? Perché non vai in giro in borghese? O perché non vai in giro, per esempio, col clergyman semplice? Che bisogno c'è che ti metti la veste d'alare, che non la porta più quasi nessuno? Faccio questi esempi perché, ripeto, la singolarità si ha quando non ci si conforma al bene, a ciò che è comune, senza che sia in ballo la gloria di Dio o il bene oggettivo, la salvezza delle anime e anche l'edificazione del prossimo. Uno che fu tacciato di superbia in maniera proprio grossolana, per esempio, tanto per fare un caso eccellente, fu Sant'Atanasio. Sant'Atanasio, il grande protagonista del concilio di Nicea, il grande avversario degli ariani, gli disse, tu sei beccato tanti di quegli insulti di superbia e di orgoglio che... E tu chi ti credi di essere? E come ti permetti? Attenzione che ai tempi di Ario, ai tempi di Sant'Atanasio, la maggioranza dei vescovi era ariana. Quindi non si confonda la forma di superbia derivante dalla singolarità con il dovere di andare controcorrente quando c'è in ballo la gloria di Dio e il bene oggettivo delle anime. Scendere a compromessi, mi trovo in quella situazione. Altro grado della superbia, stiamo andando verso i gradi più bassi della superbia, ma anche quelli più raffinati, al contrario di umiltà, no? Il superbo si abbandona facilmente alla stolta allegria e alla leggerezza d'animo. Stolta allegria e leggerezza d'animo. Gli ulteriori gradi, cioè le risa sguaiate, i divertimenti sfrenati, le conversazioni frivole, le chiacchiere inutili, le maldicenze. L'umile invece, pur sorridendo sempre, non ride sguaiatamente. E pur prendendosi giusti e onesti divertimenti, sta lontano da ogni eccesso e bagordo. Parla, ma usa la lingua bene. Infine, il grado più basso ma assai significativo, la forma più lieve di superbia è la curiosità. Ci avete mai pensato? La curiosità. L'andarsi a voler impicciare di cose che non ci riguardano, degli affari del prossimo. Che Dio non vuole assolutamente che noi ci andiamo a fare. Tu fatti gli affari tuoi. Nel senso che bada a te e alla propria santificazione, non badare a quello che fanno gli altri. E non essere curioso di indagarlo. Questo è molto molto importante. Il superbo è curioso perché è preso dal desiderio di sapere e di conoscere anche ciò che non è utile o non conviene. Pensiamo, per esempio, facciamo un esempio anche qui. Chi va da un cartomante, chi va da un medium.
vuole sapere le notizie sui propri morti. Non ce la fa più a stare nella fede, va dal medium e dice: dimmi un po', entri in contatto con la curiosità. Se il nostro Signore ce le ha occultate alcune cose in questo mondo, è segno che è bene che siano occultate. Saranno svelate a suo tempo quando andremo, speriamo, preghiamo gli uni per gli altri, in paradiso. Attenzione, il curioso poi è invadente. E anche qui le domande invadenti, quando una persona travalica proprio la riservatezza, la privacy, noi abbiamo non solo il diritto, ma il dovere in alcuni casi di dire: fratello mio, sorella mia, fermi tutti, io ti voglio bene, ma tu sai che questa cosa non me la puoi chiedere, perché se la voglio dire, la dico io, a chi ritengo opportuno, quindi a chi mi pare, nel momento che ritengo più opportuno, quando e nella forma che ritengo più opportuno, se no non la dico proprio. Quindi l'invadenza è una cosa molto brutta, non dobbiamo mai farla, non dobbiamo andare a fare domande dirette al prossimo sugli affari propri. Non si può. E quando la subiamo, bisogna trovare il modo, se possibile elegantemente, quindi di svicolare, di far capire indirettamente che quella non è una domanda da farsi, ma se la persona poi ti incazza e ti insiste, anche con molta semplicità e con molta carità, dire: figlio, fratello mio, sorella mia, sta cosa non me la dovresti manco chiedere. Ecco, quindi l'umile, pur essendo competente nelle cose di Dio e in ciò che concerne la propria professione, proprio lavoro, l'umile, attenzione, dà il massimo di sé, non è un superficiale o un pressappochista, ecco. Con la scusa che tanto siamo peccatori e quindi quello che faccio, specialmente per quanto riguardano le cose di Dio. No, però certamente l'umile sa essere discreto e mai invadente, e sta alla larga, sta lontano da tutto ciò che potrebbe in qualunque modo ledere la virtù, il bene proprio, l'onore di Dio o l'interesse del prossimo. Bene amici, con questo possiamo dire di aver archiviato il tema superbia, certamente è un'archiviazione che lascia amplissimi spazi di approfondimento, quindi su ciascuno dei vizi capitali ci si potrebbe fare un corso di catechesi, quindi immaginiamo, no? Quindi dobbiamo accontentarci di una presentazione sintetica. Spero che questa serie di catechesi abbiamo fatto bene ad individuare qualcosa di questo orribile mostro, perché il Signore vuole che ne stiamo alla larga come dalla peste bubbonica. Ecco, e quindi mi raccomando, buona umiltà a tutti. Con la mia benedizione, ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana per una nuova puntata dove apriremo, a Dio piacendo, il capitolo sulla virtù teologale della speranza, molto adatto al tempo di avvento e molto adatto anche al tempo in generale, ecco, che stiamo continuando a vivere e per il quale occorre davvero tanta speranza. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga. Ci vediamo, se credete.